Acqua vienta fritta, ma lo tiempa non è chiomo menta, passanti che si lamenta, la bettona non l'aspetti più nessuna, piano piano si allontana tra montane, pesto e le, e pesto e le. È arrivato che è stata stagione, e si sente pure rite canzona, miete piazza, fuori partura, ma solo, 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 prima che passa la vola tu anna sienta d'ore mar scinna miezza via viena viena festro sola lascia tutte in casa marano non serve né parola ma che sta la compagna che sola 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 sola. Buonasera. Qui, vabbè, forse la mia voce si sente lo stesso senza sì, microfono, sì, vero? Senza, sì. E allora andiamo senza. Niente, e che vi devo dire? Innanzitutto vi ringrazio di essere qui, lo scenario è bellissimo, il panorama è particolare. Quindi veramente già questo, come dicevamo prima con chi sta con noi già da un po' di tempo, merita questa salita qui al Castello di Vettere. Poi, come vedete, abbiamo con noi degli artisti importanti, Anna Spagnuolo e il chitarrista Michele Bonet, e abbiamo due poeti di elevato spessore che sono Giancarlo Cavallo e Raffaele Ragone. E il tutto per una serata al castello di musica e poesia, diciamo, veramente suggestiva. Penso che la maggior parte di voi già ci segue e quindi sa che tra l'organizzazione, diciamo, di questa serata è dovuta all'associazione Achille Basile, Le Ali della Lettura, che è un'associazione culturale di Castellammare, che questa sera sta in trasferta, ogni tanto si muove e va in trasferta. Per la prima volta c'è una collaborazione con il Comune di Lettere e collaborazione che, devo dire la verità, insomma, accogliamo con molto entusiasmo. È il primo approccio, è un primo tentativo, è un primo esperimento. Sembrava che ci fosse contrario il tempo, che ci fosse qualche avversità, si era pensato un po' di rimandare, ma come dire, la baldanza nostra, come abbiamo detto, non demordiamo. E allora a questo punto niente, siamo saliti, il tempo si è messo il sole, tutto favorisce questa serata. Favorisce, come dicevo, questa prima collaborazione che speriamo durerà nel tempo. Quindi per prima cosa io voglio ringraziare dunque il vice sindaco, il sindaco, l'assessore che hanno permesso questa iniziativa, ma soprattutto voglio ringraziare il dottore Umberto Chirico che è stato il tramite per arrivare insomma, a conoscere l'amministrazione comunale e a poter organizzare questa serata. Quindi detto questo, della nostra associazione non dico molto, dico solo poi seguiteci sempre anche quelli che adesso per la prima volta magari hanno modo di avvicinarci. Noi facciamo tante iniziative, ne avremo un'altra per esempio già fra 15 giorni a Castellammare, insomma chi ci segue sa che cerchiamo di non perdere tempo, cerchiamo di fare cose di un certo livello, almeno ci auguriamo, poi sarete voi a dircelo insomma nel tempo se poi queste cose sono state valide o no. E intanto per non rubare altro tempo, perché come dicevamo prima Padre Eterno, sì, ha detto i patti con Padre Eterno, bene o male, anche questa volta ci sono state le contrattazioni, per cui la serata è uscita, però potrebbe pure poi dire facciamo in fretta, può venire un poco di fresco, è meglio che procediamo. Quindi io inizio con presentandovi gli artisti di stasera. Anna Spagnuolo non so dov'è, ma si è allontanata. Stava riscaldando il tamburo perché c'è l'umidità. E dunque sapete molto già di Anna, comunque qualche notizia ve la voglio leggere.
Anna Spagnolo è ligabile a Castellammare di Stabia, dove ha iniziato la sua esperienza teatrale nell'ambito del CAP, che è il teatro guidato da Ciro Madonna. Poi, alla fine degli anni 70, ha iniziato la sua collaborazione con il maestro Roberto De Simone, partecipando allo spettacolo Festa di Pietigrotta di Raffaele Viviani. E poi ha iniziato la sua collaborazione con Edoardo Bennato, partecipando a numerose tournée in tutta Italia. Con Roberto De Simone continua a collaborare negli anni 80 con importanti spettacoli quali La Gatta Cenerentola, L'Opera Buffa del Giovedì Santo, Eden Teatro, Le 99 Disgrazie di Pulcinella, con cui ha partecipato a, Lucilla Costante, con cui ha partecipato a numerosi festival sia in Italia che all'estero. Con il maestro De Simone ha inoltre partecipato a numerosi concerti quali Requiem per Pierpaolo Pasolini e Ai Carmina di Vianea, Le Tarantelle del Rimorso, Io ti canto in discanto ed altri ancora. È stata fino agli anni 90 cantante solista del gruppo Media Etas, storico ensemble di musica popolare, i cui concerti sono stati realizzati in tutto il mondo. È stata voce solista nella colonna sonora del Cabotista, scritta da Nicola Piovani, partecipando anche alle colonne sonore del film La pelle di Liliana Cavani e Fontamara di Carlo Vizzani. Ha preso parte inoltre a spettacoli teatrali con la regia di Edoardo De Filippo, Armando Pugliese, Ugo Gregoretti e Maurizio Scapano. Attualmente svolge attività di concertista solista collaborando con giovani talenti e nell'attuale contesto culturale e sulla scorta di esperienze qualitativamente rilevanti propone un genere musicale che partendo dalla tradizione si snoda in diverse forme musicali fine a toccare cadenza e jazz. E nel 2001 ha realizzato nel 2011 ha realizzato un concerto dedicato a Fabrizio De André. E voi sapete che stasera, nel corso della serata, sarà fatto un omaggio a Fabrizio De André, e in quanto Anna appunto seguirà 3-4 brani di questo autore, come sarà fatto un omaggio a Pino Daniele, come sarà fatto un omaggio ad altri autori della nostra tradizione. Abbiamo Michele Bonnet, chitarrista. È la prima volta che collabora con noi, la prima volta che abbiamo il piacere, l'onore di avere buonasera. Chitarrista importante, famoso. Io mi sono andata a guardare un po' le sue cose in internet, sono rimasta proprio favorevolmente impressionata, come dicevo prima, ma prima mi diceva lui con molta modestia che insomma lui fa questo non per apparire, ma lo fa per amore della musica. E quindi è proprio credo di chi ha abbracciato un certo tipo di teatro, che la seconda è quello che fa la signora Spagnolo. E quindi in realtà, insomma, non ci interessano i primi camerini, ci interessa fare lo spettacolo. Chitarrista autodidatta, ha perfezionato gli studi di chitarra classica con i maestri Raimondo Di Sandro e Francesco De Santis, strumenti a pletto col maestro Mauro Squillante. Fondatore del gruppo I Virtuosi di San Martino, non va bene neanche questa, e dunque, fondatore del gruppo I Virtuosi di San Martino, meno male che la voce mia ancora regge. Dunque, poi dopo varie esperienze musicali è entrato a far parte della compagnia Media Etas Teatro, nell'anno 1995. Ha preso parte dal 95 a tutte le produzioni realizzate dal maestro Roberto De Simone, con la compagnia, tra le quali La Gatta Cenerentola, L'Opera Buffa del Giovedì Santo, Alla Guainella, Messa di Requiem in memoria di Pierpaolo Pasolini, Li Turchi Viaggiano. Con il gruppo concertistico della compagnia ha partecipato a numerosi festival internazionali, Latina 1999, Festival Grec, Festival de Thé e poi Turwood Festival a Monaco di Baviera. Nell'anno 2005 ha preso parte allo spettacolo Napoli nella tempesta, traduzione in lingua napoletana di Edoardo De Filippo dalla tempesta di Shakespeare, con la regia di Garofalo e le musiche di Sinatra. Nella stagione 2007-2008 ha eseguito i balli di Spessania con Rigillo
regia di Garofalo e musica di Eugenio Bennato. Nella stagione 2008-2009 Don Chisciotte della Mancia, con la partecipazione alla regia sempre di Mariano Rigillo e le musiche di Nicola Piovani. E penso che abbiamo detto un minimo, poi molto altro si potrebbe dire, la prossima volta metteremo, andremo dire, al seguito. Serve dimostrare al pubblico. Poi vorrei invece cominciare a presentarvi anche, così dopo non intervengo più. Va bene? Ok, sicuro che va bene. Penso che ancora non tocco niente. Va bene. Allora, vorrei presentare Giancarlo Cavallo. Giancarlo Cavallo, chi ci ha seguito in Palabra e nel Mondo, che abbiamo tenuto a maggio, ha già avuto modo di ascoltarlo. È nato a Salerno, dove vive da sempre. In campo letterario ha pubblicato Poema Robinson, Lo Stato dei Luoghi, Santa Maria di Almundo, Oltre le Terre Emerse, Breviario dell'avventuriero, Quadreria dell'Accademia e altre poesie, un saggio, Mappe dell'immaginario, poesia visuale portoghese ed alcuni racconti raccolti in antologia. Ha dato vita alla breve stagione della rivista Percorsi, laboratorio bimestrale, di cui è stato fondatore con Sergio Iagulli. E con Sergio Iagulli poi dirige la Casa della Poesia di Baronissi, che è un importante centro culturale di diffusione appunto della poesia. Ha da dunque poi da segnalare inoltre qualche collaborazione a riviste di poesia e alcune sue liriche che sono state tradotte in lingua spagnola. Traduzioni in inglese e turco di alcune sue poesie sono contenute nel catalogo del primo International Esquire Poetry Festival. Inoltre ha curato e tradotto in italiano i libri dello scrittore haitiano Paul Larac, La sabbia dell'esilio, e André Breton ad Haiti. Ha tradotto i testi di Christian Deschambre ed ha partecipato agli incontri internazionali di poesia di Napoli, Amalfi, Salerno, Baronissi, Sarajevo e Iskisei. Collabora sin dalla sua istituzione, appunto, come dicevo prima, alle attività di Casa della Poesia di Baronissi. E anche per Giancarlo Cavallo abbiamo detto un minimo, perché abbiamo riassunto. Ecco. Raffaele, in parte pure già lo conoscete, l'avete ascoltato diverse volte in alcune iniziative, tra cui anche Palabre nel Mondo e anche l'ultima Porto Davide. E dunque Raffaele è stabiese e ha studiato, si è formato al liceo classico di Castellammare, poi si è laureato in chimica, si è specializzato in strutturistica molecolare e questa sua formazione sia umanistica sia scientifica si ritrovano ampiamente, diciamo, nella sua poesia e nella sua produzione e dal punto di vista del linguaggio e, dico io, anche dal punto di vista della riflessione sui contenuti e anche nella ricerca che Raffaele sempre fa di carattere filosofico anche sul senso dell'esistenza. E diciamo che al tuo attivo ha pubblicato soltanto una raccolta che è La ruggine degli ali. Però Raffaele continua a scrivere con cadenza fissa le sue poesie e i suoi componimenti che, come abbiamo detto altre volte, chi vuole può trovare quindi sul blog di Raffaele Rapprag una tantum. E diciamo quali sono i suoi interessi. Gli interessi molteplici, come dicevo, porta nella poesia quelle che sono le sue tendenze, le sue passioni, la sua formazione. E questa formazione, per esempio scientifica, la troviamo anche in componimenti di carattere prettamente scientifico, che non so stasera forse però Raffaele non leggerà. Una buona parte della sua produzione invece è di carattere soggettivo e riguarda, diciamo, la sua vicenda, la sua esistenza terrena, la sua vicenda personale, nei molteplici aspetti positivi e negativi. E quindi, da questo punto di vista, quindi, troviamo la figura paterna, troviamo dei flash di situazioni occasionali, troviamo molto anche l'amore per la natura, e troviamo l'amore per quella che è stata la Pompa Calandra, come l'importanza del suono, questa poesia che nasce anche proprio dal suono, e quindi
insomma, niente, adesso li ascolterete, dopo li ascolterete. Noi però partiamo adesso con un brano di musicale di Anna Spagnolo e poi dopo si alterneranno Raffaele e Giancarlo, si alterneranno Anna e... E te ne fai, Maria, fra l'altra gente che si raccoglie intorno al tuo passo. Essere madre, sai che fra un'ora forse piangerai, poi la tua mano nasconderà un sorriso, gioia e dolore hanno il confine incerto, nella stagione che illumina il viso. Ave Maria, adesso che sei donna, avi alle donne come te Maria, femmine un giorno per un nuovo amore, povero ricco, umile o messia. Nella stagione che stagioni non sente, avete capito? Questo è il nostro omaggio a Fabrizio De André, questa era l'Ave Maria di Fabrizio De André. Adesso vi facciamo ascoltare un altro gran pezzo, Volta la carta. Donna che semina il grano, volta la carta si vede il villano. Il villano che strappa la testa, volta la carta e rovina la guerra. Per la guerra non c'è più dolori, a piedi nati sono tutti scappati. Angiolina cammina, cammina sulle sue scarpette blu. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Carabiniere l'ha innamorata, volta la carta e lui non c'è più. Bambino che sale un cancello, ruba ciliegie, fiume d'uccello, ruba che state non ha dolori, volta la carta c'è il fante di cuore che è un fuoco di paglia, volta la carta e il cane si sveglia. Angiolina alle 6 di mattina si tuccia i capelli con foglie tortine, ha una collana di assi di pesca, la gira tre volte intorno alle dita, ha una collana di assi di pesca, la gira tre volte intorno alle dita. Zucchero il naso di latte di miele, mia madre e il mulino sono nati ridendo, volta la carta c'è un pilota biondo, pilota biondo camice di seta, volta la carta di sogli atleta. Angiolina seduta in cucina che tiene e che mangia insalata di more,
ragazzo straniero, un disco d'orchestra che gira, che parla d'amore. Ragazzo straniero, un disco d'orchestra che gira, che gira, che parla d'amore. Madame Adore ha perso sei figlie, tra il bar del porto le sue meraviglie. Madame Adoressa puzza di catta, volta la carta, paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di sogni interrotti. Angiolina ritaglia giornali, si veste da sposa e canta vittoria. Chiama i ricordi con la loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Chiama i ricordi con la loro nome, volta la carta e finisce in gloria. Ricordi sbocciata alle fiori con le nostre parole, non ci lasceremo mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fan presto amore ad appassir le rose, così per noi l'amore che strappa i capelli per dormire, non resta che qualche sfogliata carezza e un po' di tenerezza. Quando ti troverai in mano quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai. Ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un amore nuovo. E sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio. Naturale. Per introdurre la mia lettura vorrei leggervi qualcosa che Gianluigi Beccaria, che è un filologo, un critico davvero straordinario, ha detto, e sono cose che io condivido pienamente, ma lui le dice molto meglio di me, quindi ve le leggo e credo di fare meglio. Oggi più che mai, in una civiltà che promuove l'oggetto di consumo, l'oggetto utile ed effimero,
ciò che è destinato a cambiare velocemente ed è destinato a essere utilizzato, è bene. Proprio il più inutile degli oggetti, la poesia appunto, è quanto continua a permanere, a durare nel tempo. Dura nei secoli e conta, perché senza scopi immediatamente pratici e di immediato impegno, ruota eternamente intorno ai fondamentali nodi della vita. Quelli sono e quelli restano. Tratta dei problemi più fondi e ultimi, o presenti. Parla del destino, la morte, la pace, la violenza, l'amore, il bene e il male, cieli e inferi, come delle più umili e quotidiane occorrenze. Di quanto c'è al mondo, potremmo ben dire che la poesia è ciò che è cambiato di meno, da Omero a oggi. In questa prima tranche vi leggerò tre poesie tratte da Quadreria dell'Accademia. Giusto qualche parola per spiegare. Quadreria dell'Accademia è innanzitutto ha un sottotitolo che è fondamentale, che è Vita straordinaria di personaggi immaginari, ed è organizzato come se fosse un vero e proprio museo con tre sale e un deposito. In realtà io ho raccolto una sfida impossibile che fa Michel Foucault in un libro fondamentale che si intitola Le parole e le cose, e Foucault in quel libro dice: vanamente si cercherà di dire ciò che si vede. Ciò che si vede non sta mai in ciò che si dice. Altrettanto vanamente si cercherà di far vedere, a mezzo di immagini, metafore, paragoni, ciò che si sta dicendo. E quindi la sfida era di quelle da far tremare i polsi, e per questo io l'ho accettata. E stasera ho scelto di leggere tre poesie. L'ultima volta che ho letto ad Avellino ho scelto tre personaggi maschili, stasera scelgo tre personaggi femminili e li dedico a tutte le donne che sono qui presenti e che ci hanno fatto il piacere di venire qui. Mani che avesti semplici e inquiete, nel tuo vestito di nuvole, pazientemente ricucite, si cela un corpetto di stelle ferite. Le febbri malariche che ti resero sterile e per questo meno donna agli occhi del mondo sfibrarono il cielo, ma non i tuoi sogni. Cosa vedesti, cosa immaginasti nei tuoi brevi viaggi interminabili da alimentare lo scandalo nelle sopite coscienze, da suscitare l'ipocrita richiamo all'ordine? Il tuo corpo rinchiusero in una cella spartana, per soffocare e reprimere, per umiliare e redimere. Come se un'ape regina, stretta nel suo alveare, perdesse le sue ali, smettesse di volare. Il pensiero trovò migliaia di grimaldelli, allegorie e metafore evasero dal carcere, sciamando insieme all'anima. Le nuvole che passano oggi dietro il tuo sguardo lasciano presagire tutti i futuri possibili, tempeste di libertà dai tuoi pensieri fertili. Qualcosa brucia ancora tra la realtà e il ritratto, qualcosa ancora brilla come una stella ferita, inestinguibile arde il desiderio di vita. Di un campo di grano, più azzurra del prato del mare, più verde dell'erba d'Irlanda, più appassionata dei tuoi sguardi di brace, più vera del vero, avrebbe sottratto all'inferno del suo sentimento almeno un ricordo. Se fuori infuriasse la guerra, se i bianchi avessero vinto o i rossi nel gelo d'inverno,
restò indifferente, sebbene quel freddo, quel gelo, fermasse nel quadro la vita in macchie, in grumi rappresa. Quel giallo, quel rosso ora spento da un velo di polvere antica che rende più mite l'inverno e struggente il commiato a chi nei tuoi occhi ha cercato un attimo almeno d'eterno, quel giallo, quell'ocra, quel rosso si attraggono ancora nel campito spazio discreto della tela, come le ombre degli amanti nel buio della sera. Giulia D'Avalos. Provenne dall'amante la delicata violenza che forzò l'amata a mettere in posa uno sguardo d'amore, ma graziosa, celando il mistero del cuore, e quasi di spalle, il collo torcendo, leggiadra per traguardare sull'omero destro quel guardare molesto del pittore che indiscreto frugava reclamando alla luce quel vero che il nero ammantava. «Amasti?» chiedeva con gli occhi il maestro. «Amai?» rispondeva lo sguardo inquieto. «Ma chi? Ma quando? Ma cosa?» Rimase sospesa nel vuoto l'ardita questione. E adesso Giulia, rimasta nei secoli, sola nell'oro brunito della cornice, nel tempo sospeso e clemente della tela, sembra restituire, maliziosa, all'esperto indagatore, occhio del critico, le stesse domande dal senso ritorto. Amasti, ma chi, ma quando, ma cosa? Sapendo che col tempo la menzogna sa conquistare la propria verità apparente, e delicatamente l'amore vince la forza dell'amante. Leggerò invece, tutte le cose che leggerò sono pubblicate sul mio blog, come diceva prima Carmen, quindi nessuna delle cose che leggerò si trova nella raccolta che ho pubblicato, La ruggine degli anni. Vi leggerò in questo primo gruppo di poesie quattro componimenti, due che hanno come ambiente la montagna e che però sono una riflessione sulla vita, e due che in realtà hanno come ambiente le stagioni, il mese che è passato, agosto, e il mese che è presente, settembre. La prima si intitola Il sentiero. Prima, la pista finisce nella cengia, ad un costone appesa che sfida l'infinito, dove arresta l'ascesa chi tentenna. Poi c'è l'asintoto che tocca l'assoluto, oltre la curva che s'arrampica tra i pini, la retta che si spinge nella terra del pensiero astratto e che seduce al mondo i vivi, la traccia che conduce a dopo il dopo, forse, chi lo vuole, dove il sentiero presto si infinita. La seconda si intitola Sulla cima, ed è stata pensata proprio sulla cima del monte Molare, che è qui sulla sinistra, sulla mia sinistra. Qui s'ode un grido, un richiamo, verso le tracce dell'ultimo bivacco,
ma non c'è replica che fiati, altra da quella frantumata nelle voci dell'abisso. La sillaba specchiata, filtrata tra gli echi dei costoni, che spezza lo strapiombo nell'altezza d'una vetta martoriata dalle croci. Qui l'ora è tarda, il buio s'avvicina e non c'è diverso grido sulla cima che la resa della preda convulsa negli artigli di un rapace, la voce che ancora erompe dal silenzio, la memoria rimessa al suo destino. Agosto. Scusate, cambio gli occhiali. Ed ecco la tua chioma sciolta nel sale degli spruzzi, avvolta nei sussurri, la bava delle spume. E tu che ancora t'offri al viaggio, ancora l'altalena del tuo petto, senza tregua la cadenza dei sussulti. Agosto, se lo amo, è nei tuoi sensi sul mare primordiale del tuo ventre, è l'alternanza del mareggio che sciaborda sul mio ventre. E infine, or che si dissipa l'estate, a volte si disserta se pensarti nei luoghi dell'eterno, ove compete al secolo e all'istante infondatezza uguale e a te l'assenza sconfinata. Ma più ripenso il tempo che vanisce, in cui si sfoca il niente che ebbe inizio, come te, nella passione dell'autunno, e più ti penso in ogni luogo dove vaga la cadenza dei tuoi fianchi, dove mi cinse la nudità delle tue zolle, ed ivi mi soffermo in questo abbraccio di pendici che fino al cuore affonda la pioggia di settembre, orché si dissipa l'estate nelle rughe delle foglie. Hare Krishna. Hare Krishna, sei vestito di arancione? Abbiamo un Hare Krishna. Vediamo se l'umidità ha fatto qualche cosa alla chitarra. Anna, qua dobbiamo fare in fretta perché il tempo è il dissuasore pericoloso. Come bella l'aria che passa in te capillo, sopporta d'ore mano, io posa chiane chiane come la fronna caccaroie, e senta voce a me creatura una, la vita è fatta piezza, sa piglia meglio parla, te trovo solo, te faccio io, a come cresco, come bella, sai urlata insieme a te. Stella
giorna nuova si porta roba buona, che ho solo tiempo cassa na fa, ma com'è fresca e com'è bella. Sai urlata insieme a te, tua musica la passa, noi già siamo a matraccia, bella asciutta poco vietto e te. Della nuova compagnia di canto popolare, scritto sempre da Carlo Faiello, e si chiamava Fronne. Ora facciamo sempre due pezzi di Carlo Faiello, una si chiama Festa Rosola e un'altra si chiama Festa o Stella Diana. Acqua vienta fritta ma lo tiempo non è che un momento passati che si lamenta, l'ambettone non l'aspetti più nessuna, piano piano si allontana tra montane, vesto e ne, e vesto e ne, è arrivato che è stata stagione e si sente pure ride e canzona, miete e piazza vuole partire, ma solo, 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 scoppia natura, io provo sta matura, sta pezzo nei giardini, magnifica luna. Sola, 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 sola,
Guai a chi va a mare non sa mena, guai a chi va a mare non sa mena, va non sa te sospire, non sa ti, va non sa te sospire sta silen, guai a chi va a mare non sa mena. Non è risona, aspetta un po' di arrabbo, lo ti è papone, lo ti arrabota, che si parti in basta. Particolare è quella di avere una struttura diciamo non lineare ma piuttosto a spirale, per cui ci sono dei personaggi, delle figure che ritornano ciclicamente all'interno di questo libro. E uno di questi personaggi è una lepre. In realtà nasce da un episodio reale e ho qui dei testimoni che possono confermarlo. Eravamo in macchina sulla strada che da Maratea porta a Trecchine, che è un piccolo paesino di montagna, ed era una strada molto buia. E all'improvviso nel cono dei fari della macchina si materializza un animale che forse era una volpe, forse era una lepre, ma è stata questione di un attimo, giusto due occhi brillanti e poi niente. E questa lepre, e questa che non so bene che animale fosse, ma per me è diventata una lepre, ha assunto un valore importante nella trasfigurazione all'interno del libro, perché nell'ultima parte dell'ultima poesia che vi leggerò mi è servita per arrivare ad una definizione di poesia, quella che io trovo più vicina ad una definizione di poesia in questo momento. E procediamo. Voragine 9. La stella, lepre cadente nel cono di luce degli anabbaglianti, attimo fuggente, film rapidissimo, poi più niente, solo asfalto e notte, continua celata a fuggire tra i cespugli della memoria, la lepre parola, imprendibile, troppo furba per cadere in trappola, candidamente imprevedibile. Transito 5. Nitide impronte sulla neve svelano il transito furtivo della lepre.
parole scritte con la penna rossa e dicerie smentite dal bianco dei capelli che si insinua nell'insolenza ingenua dei pensieri, nel muschio che è cresciuto sopra i muri di un paese antico, perso tra le vette di montagne ai confini del sonno. Vesti di panno, calze di lana doppie e bucce d'arancia a profumare il caldo del braciere. Transito 9. Mi sazia in questo inverno il transito del sole a mezzogiorno, il salto della lepre che traccia storie senza orecchie e senza coda, il becchettio fugace prima del volo. Il sogno prende corpo in un altrove e scrive le parole senza senso, frasi interrotte d'amore su muri schiantati dalla guerra, lamenti senza speranza di sopravvissuti, indecifrabili sguardi colmi di rancore. Se si potesse, per una volta, fermare il sole, dichiarare lo scoppio temerario della pace. Menzogna 4. E sgorga come un bacio sulle labbra, in plume primavera, in pieno inverno. Insonne amore mio, scalzo e fedele alla cosa più umana che ci resta, alla parola data, al vento che trasporta in alto gli aquiloni, con gli occhi grandi e code di corallo, un filo teso tra la terra e il cielo. Invisibile e vera, come la corsa della lepre, bianca sulla bianca, neve invernale. Invisibile e vera, come la corsa della lepre, bianca sulla bianca, neve invernale. Adesso vi leggerò un gruppo di poesie che hanno per soggetto la donna sotto diverse angolature, sotto diverse prospettive. La prima si intitola «Lo so dove trovarti per parlarti». Cercarti, amore. Ero disperato, ma adesso so dove incontrarti, dove Sicilia il tempo, smarrita nell'insieme degli eventi, gestita lì vicino la dose giusta d'attenzione nel limbo d'uno spicchio di cervello, dove sei sempre stata in verità. Lo so dove trovarti per parlarti, sicché rivolti a quella parte del cervello mi scrivo quattro versi in libertà e il cuore mi bersaglio d'emozione. Seconda riguarda, è sempre il tema della donna, ma riguarda la vanità femminile, in senso positivo. Si intitola L'astuccio. Colori, specchi, piccoli pennelli, alla rinfusa posta in un astuccio, la futile bellezza degli orpelli. Sicché, malgrado tutto, ti davi di belletto pure tu, che pur potevi trascurarne l'uso. Ti nascondevi dietro a un trucco, due tocchi di colore attorno a quello sguardo affatto schietto. Forse perciò con me non ti inventavi trucchi, lebbi per me la tua avvenenza,
la tua bellezza senza specchi. La successiva si intitola In riva all'alba ed è vista da, come dire, sono in realtà le parole di una donna, non sono, parlo io, ma parla una donna. E se vogliamo al fine rincontrarci, ci rivedremo in riva all'alba, dove io albergo mutevolezza delle dune, ritrosa ad ogni turbinare d'aria, e sono sponda che non cede sotto l'ebbrezza dell'oceano, la costa d'acqua che blandisce l'antico sciabordare, fuggiasca alla carezza inconcludente delle spume. Aspetterò nell'erba, dove s'arrende ancora il tempo alla mia brezza, in riva all'alba, che è dimora sovrana di scoperte. La successiva si intitola Aprile. Fu notte e mi sorprese la resa dell'inverno alla nuova primavera. L'albedo della luna sulla tua pelle bianca, i tuoi capelli neri, chiome di zafferano, un fluttuar di steli nella brezza vibrante della sera. Eri avvolta nello scialle delle stelle, così mi rivelasti allora che molle, ferme aprile nella coltre delle zolle, aspersa del profumo delle viole. L'ultima di questo gruppo si intitola Terra Amissa. Mi colgo a ripensarti preda nuda, terra di montagna, polvere che suda, terra scoperta a caso, che innesca la catena del principio e della fine. A vagheggiarti dunque, terra di fragaria, prodiga nei bocci, segreta nei recessi, aspra come roccia, dischiusa all'aria. Invece sei la terra impervia di confine, astratta, senza l'oltre nell'altrove, fuoriportata, invitta nell'altezza, dove il vuoto è l'aria che si inspira. E devo immaginarti immaginaria, la terra amissa che mentono che sia, terra che fosti qui e in ogni dove, cui pure un dì appartenni e che ebbi mia. Donna con c'è ricito, o tempo le canzone già per lui. Pintasto tu panina, c'è stanno te paura, e non va la dasse tutta cosa a mare, ma caso vecchio e tenga e non tenga più fa niente, sono anche una mia sagente e tengo me, ma si fosse maglioni fosse capriola e quando volto niente di camia e solamente si volesse via.
Indovino, questo se si arrabbia aumenta. Mannaggia sti capinne, da nascondere sta faccia, a nascondere chi sguaglia, il tuo scuro sotto i stella, con l'amore porto vento, si va fronna rinta notte, zitto zitto sotto il porta, figli stelli e cose qua, e ti sono innamorata, due parole che va bene, e che aspetto tutte sera, va a parlare, pare in tuo vento se ne va, e ti sono innamorata, due vestite che va bene, smetti sulla sera passuna, marito viente se ne va, rinto viente se ne va. E te sono innamorata, come a luna panottata, ma l'occhio fai colore e poco fa, se rinto viento se ne va, rinto viento se ne va. Per Nina, Ziccardi è uno dei musicisti della nuova compagnia di canto popolare. Ora vi facciamo ascoltare un pezzo di Gragnaniello. Ma questa non ci dai. Quale? Vabbè. Senza voce. Senza tamburo, non ti preoccupare, basta con la voce ma senza tamburo. Guardami in tali occhi, amor, io voglio ridere ancora, aspettare a sé, a se fa nero il cielo, e se ne scendo solo, e se ne scendo con, se io mi resto sola, e parlami in tuo suono, amor, io non mi scendo, no, niente, si passa ancora vento, a te non ti fa niente, a me se figlio vento insieme a luna argente, che ha già stipato a te, a te. Liberar.
senza voce e senza più parole che mi fanno male e faccio un malo coro. Se non c'è amore, parlo ma d'amore amore e la santa croce, parlo senza voce e senza più paura fa parlare l'amore e senza più turbiente ma ci penso di te. Faccio libera, parlo ma d'amore amore, parlo ma d'amore. Sintetizzo un po' quello che era la scaletta che avevo pensato, che è un po' più ampia, e quindi in quest'ultimo intervento leggerò qualche cosa in più. La prima si intitola sempre, diciamo, da quella serie precedente, Transito 3, ed è dedicata a Wisława Dzingowska con leggerezza. Musicaria e nient'altro. In questo gelido inverno, profumo di neve senza caldarroste, senza arance, perfino senza uccelli. Oggi decollano solo le panchine, coi loro vecchi barboni addormentati, prendono rotte sconosciute ai viventi, ai saggi e agli astronauti. Raggiungeranno di sicuro, con scorno degli scienziati, il cielo sfavillante dei poeti, prima di essere risvegliati dal caldo bacio del bastardo. Queste due andavano sotto un titolo, non ti preoccupare, questa era una cosa che a Izzel amplificazione, meglio senza amplificazione, senza microfono, va bene. Tra le cose, le manie di un anziano come me, c'è anche quella di continuare ad illudersi di poter giocare a pallone. E questa finta tre, così, con ironia ne parlo. Lascio ai morti il loro disco rotto che si incanta sull'ultimo saluto. Io gioco ancora una vecchia partita con gli acciacchi. Inseguo la beffarda palla che si insacca nella porta sbagliata. Ma talvolta rialzo la testa, mi accorgo che si apre uno spiraglio e torno ragazzino nell'esaltante attesa di una rete perfetta e già finita nell'oblio l'attimo dopo.
questa finta 4 ha una dedica. A Izzet sarebbe piaciuta, forse. Per quelli che non lo conoscono, poi dopo vi dirò qualcosa di Izzet. Faccenda strana, l'amore. Frutto che arriva a maturare anche su un vecchio spoglio ramo secco, o restare perdutamente acerbo per l'intera stagione, governata non dalla regola ma dall'eccezione, dal capriccio, dall'eccesso, dalla confusione. Occorre un Dio clemente per le mattane degli innamorati e un telo contro il gelo degli inverni. Casa la poesia e ha scritto delle bellissime poesie, tantissime poesie, ed era un lettore straordinario. E noi lo abbiamo conosciuto subito dopo la fine dell'assedio di Sarajevo. Lui è rimasto durante l'assedio di Sarajevo. Tenete presente che l'assedio di Sarajevo è stato il più lungo assedio della storia moderna, è durato 4 anni. La gente è rimasta dentro, quelli che non sono potuti fuggire, ma Izzet è voluto rimanere perché Sarajevo era la sua città, il suo motivo di vita. Ed era un personaggio straordinario. Se avete occasione di leggere i suoi libri, c'è questo pubblicato da Multimedia che si intitola Qualcuno ha suonato, che raccoglie una serie di sue poesie, poi è uscita anche per Einaudi una piccola raccolta. Vi voglio leggere una piccola cosa di Izzet per ricordarlo qui insieme a voi. Un'altra volta saprei. Troppo poco ho goduto gli scrosci primaverili e i tramonti del sole. Troppo poco mi sono dilettato della bellezza delle vecchie canzoni e delle passeggiate al chiaro di luna. Troppo poco mi sono inebriato del vino dell'amicizia, anche se al mondo quasi non c'è paese dove non avevo almeno 2 amici. Troppo poco tempo ho dedicato al mio amore, io che all'amore avevo consacrato tutto il mio tempo. Un'altra volta saprei incomparabilmente di più godere la vita. Un'altra volta saprei. Per concludere vi leggerò 2 poesie dall'ultima piccola raccolta che ho scritto, che si intitola Cantare delle preghiere smarrite. E sono delle preghiere un po' particolari, a delle divinità un po' scarcagnate. Vi leggo un paio che sono quasi alla fine. La prima si intitola Preghiera del Dio delle periferie perdute. E sostanzialmente qui si inverte, mentre prima sono tutte preghiere a questi, questa divinità, qui è il Dio che prega. Umano, io non conosco il tuo impronunciabile nome e quel che chiami tempo è estraneo al mio perdurare, ai confini sconosciuti e labili del nulla, nello squallore sudaticcio dei letti sfatti, negli umidi muri scalcinati dalla beffarda e pendula grazia della pianta del cappero. L'eco delle tue parole percuote l'alluminio, brunito delle soglie deserte dei palazzi, scorre lungo le pluviali dissestate sghembe, si inarca sopra le inferriate che separano vuoto da vuoto, si incunea tra cumuli maleodoranti e sparsi di rifiuti abbandonati. Tuttavia, questa scorza di vita, questa crosta senza pane, questo guscio privato del proprio molle e sapido abitante, questa bava di vento che non tende bandiere,
vele o aquiloni, che non fa tintinnare campanelli o sonagliere, che non frantuma vetri. Tuttavia, in questo effimero atto di presunzione, questo intrecciare ghirlande di fiori, destinati miseramente ad appassire, in questo costruire incastri sonori e rime, che l'inchiostro più persistente non potrà preservare dall'inevitabile corruzione, io sento nascere un dolce vincolo d'amore e invidio il dono dell'arte vaga e sottile e invoco un sentimento di umana pietà per la mia inconsolabile ed eterna divina solitudine. E concludo con questa confessione del poeta agnostico. Scrivo così come il ragno tesse la sua tela tesa tra appigli elementari, rami di arbusto, di arbusti stipiti, scrostati di finestre, rudimentali attrezzi dimenticati da un lavorante distratto, ruderi, statue di pietra devastate, testimonianza del passaggio dell'angelo, tubi corrosi da cui fuoriesce una densa acqua color ruggine, vecchi copertoni d'automobile, manici di caffettiere deformati dal lavorio del tempo e dal fuoco. Scrivo così come il contabile redige il bilancio sbilenco degli attivi e delle perdite, le monete di rame ossidate, i baci perduti, le azioni mancate, le distrazioni, i sogni confusi, irrealizzabili, le avversità, i colpi imprevisti della mala sorte, i capricci della volubile fortuna, le navi cariche di olezzanti spezie d'Oriente ed un opaco giro di donne strane spacciate per esperti internazionali dei giochi di borsa. Scrivo così come il prigioniero incide il trascorrere degli anni dentro il muro che lo separa dal compimento del proprio destino, senza avere ben chiara la natura della porta, e tuttavia certo dei propri rimpianti, del volto tenero del rimorso che lo accusa, del torto di un amore troppo acerbo per non lasciare aperte le ferite, per non sentire scorrere le parole fino a coagularsi il sangue aspro e secco del poema. Grazie. Leggerò un ultimo gruppo di poesie, le prime quattro delle quali riguardano il viaggio, i personaggi del viaggio, La prima si intitola Crusoè. Forse speravo il mare che luce, quasi una culla senza increspamenti, la distesa rilassante senza anfratti, senza spiriti che tramano l'agguato, sicché io stetti un giorno tra i frutti di una cala, quasi un disperso Crusoè. Mi immaginavo il mare che non c'è, che mostri non occulta nei recessi dell'orbito terraqueo, la vertigine che abbraccia la risacca degli amanti in gioventù, l'oceano senza abissi, senza tetre risonanze di capelli, però sonoro al fondo del palpito di te, e fosti tu per me la spuma di quel mare, il mare che non c'è. Ulisse, un giorno fui lontano, il navigante malaccorto, il vezzeggiato Ulisse,
intabarrato nel fondo delle brume occidentali, d'antiche costumanze assorto al declinare stravagante dell'estate, che poi della vogliosa Circe subodorassi infami inganni, non valse a rinsavirmi, e troppo lungo tempo, infine, mi trattenne. Dolci lusinghe un giorno scrissi, certo vane, a rinnegare distanze irrazionali, a ricolmare assenze. Venezia, quasi 50, tanti sono dunque gli anni in cui non ti conobbi come mi incanti ora, con l'anima scheggiata e il corpo solitario che s'abbandona a una supposta leggerezza nelle tue nebbie veneziane, o terra d'acqua, baluginare di palazzi sfoggiato ad ogni canto, altera nei tuoi fasti, distante dai nostri affanni. E come avrei potuto dunque congedarmi senza per una volta almeno averti salutata nelle corti riparate, nelle cripte sommerse, nelle chiese scansate dal trionfo, o tu che fosti della mia vita intera, chimera accarezzata. Parigi, prima che resti solo, amore, per una volta ancora, prima che lasci Parigi e che Parigi lasci me, ci spingeremo insieme al Boulevard des Italiens, fino al rimpianto che impregna i sogni di Parigi, lungo Montmartre, ai sudori delle cere del Grevin, dove corrono i tuoi sogni nei miei capelli grigi, dove sciolgono i miei sogni le illusioni di Parigi, prima che baci Parigi e che tu non baci me. E l'ultima è stata scritta per mia madre ed è intesa, insomma, dedicata da un figlio a tutte le madri. Le fiabe. Ora però non chiederci le fiabe, che il pianto nostro disperato dal tuo petto placarono dipinte, che con cura ritenemmo per i figli, madre, e per i figli dei nostri figli. Ora perciò non chiederci le fiabe, che delle voci nostre non furono l'essenza, ma della tua, avvinte dentro al cuore, dove vivi i sogni nostri stanno, ormai dormire. Ora perciò non aspettarti fiabe che non sappiamo raccontarti, che ai nostri spettri son silenti, l'eco distante puoi sentirne. Preso abbastanza freddo tutti quanti, quindi... facciamo ascoltare ancora un pezzo di Enzo Gragnaniello, che è Balia, e poi concludiamo con era il pezzo più indicato per questa serata, che è Il poeta di Bruno Lauzi. Sono pochi chi ha perso gioventù, sono pochi chi è stanco soffrire con te, si può sfugare chi ha avuto sopportare la vita, sono mezza una strada un po'. E a te, Balia, Balia, Balia senza e te, Balia notte a mia, Balia sono ancora a te. Addosso una bocchi chi ha forza la tua,
vita sana va. Se mi torni con me a sta strada posa, e a te Maria, Maria, Maria senza me. Parlava di donne e motori, si diceva son gioie e dolori. Lui cantava e parlava di te. Se si andava in provincia a ballare, si cercava di avere le più belle. Lui restava a guardare le stelle, sospirava e parlava di te. Alle carte era un vero campione, lo chiamavano il ras del quartiere. Ma una sera, giocando a scopone, perse un punto parlando di te. E alla fine, una notte si uccise per la gran confusione. Era speciale, proprio come parlava di te. E ora dicono che fosse un poeta e che sapeva parlare d'amore. Cosa importa se poi uno muore e non può più parlare di te? Cosa importa se poi uno muore e non può più parlare di te? Allora, innanzitutto grazie agli artisti che sono stati qui stasera con noi, quindi Anna Spagnuolo, Michele Tomé e i due poeti Giancarlo Cavallo e Raffaele Lagrange. Poi grazie a voi che siete stati qui, è una bella dimostrazione che insomma quando c'è un evento culturale, quando c'è entusiasmo, quando insomma uno si impegna anche se fa freddo, anche se è piovuto, si viene lo stesso, si segue, ci si entusiasma e si sta bene. E siamo stati pure accompagnati da questa luna bellissima, che ancora una volta il Padre Eterno il patto con noi l'ha fatto, però io chiamo a concludere la serata gli ospiti di casa, cioè il vice sindaco del comune di Vespere, perché mi sembra proprio doveroso il loro ospite. Io voglio rinnovare ringraziamenti e complimenti agli artisti,
ringraziamento a tutti i presenti che ci avete onorato di questa presenza qui al castello. Purtroppo il tempo non è stato molto clemente, anche se alla fine con la caparbietà della professoressa ci ha portato fino alla fine. Ecco, abbiamo fatto un po' di trattative prima, ma poi la speranza, come dire, il buon umore, l'ottimismo vince sempre. Vince sempre. Diciamo in fondo forse se le cose si vogliono si fanno, si fanno. Abbiamo fatto delle magù. Ecco. Abbiamo fatto un primo esperimento, questo è il primo rapporto che abbiamo avuto. Speriamo di farne altre. Per noi siamo già pronti per qualunque collaborazione. Di tutta l'amministrazione la nostra apertura a questo tipo di eventi. Va bene. Ci manterremo in contatto, ringraziamo l'associazione. Grazie. Che ci ha presentato questa cosa. È un grande ringraziamento, io lo voglio fare personalmente a Umberto Chirico che è stato lui l'intermediario e poi ha tenuto tutti i contatti telefonici. Anche noiosi con la professoressa. E poi che ha preparato anche tutto la scenografia. Sì, lui è quello in prima persona che ha fatto tutto e lo ringraziamo veramente perché è stato lui quello che ci ha fatto conoscere. Quindi veramente diciamo grazie a tutti noi, facciamoci un applauso per tutti noi.